A poco meno di un mese dall'inizio dei campionati mondiali di calcio in Sudafrica, un altro importante appuntamento attende una parte dei tifosi italiani, in modo particolare quelli interisti. Infatti, sabato a Madrid, i nerazzurri di José Mourinho giocano la finale di Champions League contro i tedeschi del Bayern Monaco. Per la squadra del presidente Massimo Moratti, una vittoria rappresenterebbe il ritorno della Coppa dalle lunghe orecchie a Milano dopo quasi mezzo secolo. Infatti, l'ultima Coppa dei Campioni conquistata dalla squadra milanese fu quella vinta contro il Benfica il 27 maggio del 1965, aggiudicata grazie ad un gol di Jair al 42esimo minuto del primo tempo. Se l'impresa di Madrid sarà portata a termine, l'Inter potrebbe chiudere la stagione con l'aggiudicazione dei tre principali obiettivi, ovvero Coppa Italia già conquistata contro la Roma, campionato concluso vittoriosamente domenica scorsa e Champions. L'unica squadra italiana che nella storia ha in precedenza compiuto la tripletta da favola è stata la Juventus. Quindi, dopo la conquista sul campo del suo 17esimo scudetto, ma che sia gli almanacchi che i giudici sportivi riconoscono come il 18esimo, adesso la gioia più bella che lo squadrone nerazzurro può regalare ai suoi tifosi è proprio la conquista del trofeo calcistico più prestigioso d'Europa. Naturalmente, con l'avvicinarsi della finale di Madrid, sono in tanti i tifosi che vorrebbero recarsi a Santiago Bernabéu. Ma vista la irreperibilità dei biglietti, particolarmente contenti della situazione sono i bagarini, che adeguandosi alle nuove tecnologie offerte da internet, offrono ai patiti del calcio i preziosi tagliandi con quotazioni che a ieri sfioravano addirittura 4.000 euro. Il cammino in Champions della squadra di Mourinho è stato fenomenale, infatti nel corso degli incontri a pagare dazio contro l'Inter sono state importanti società come Chelsea, CSKA Mosca e soprattutto Barcellona. Quindi, dopo essersi sbarazzati della corazzata blugrana, un'avversaria come il Bayern non può certamente fare paura all'internazionale di Milano. Anche a Favara, visto il gran numero di tifosi interisti, sicuramente la finale sarà seguita con trepidazione ed entusiasmo. In caso di vittoria, poi senz'altro, dei caroselli di auto impazzeranno per le vie cittadine. Quindi, da parte nostra, non resta che augurare un in bocca al lupo ai giocatori nerazzurri e che possano ritornare a Malpensa con la Coppa in mano.